Ciao a tutti, mi chiamo Sara e mi sono laureata nel 2016 nel corso di Interfacce e Tecnologie della Comunicazione. Attualmente frequento la magistrale di Human Computer Interaction, sempre qua a Rovereto. L'aspetto che mi è piaciuto di più del corso di triennale è l'user-centered design. Che cos'è lo user-centered design? L'user-centered design ha lo scopo di creare un servizio per gli utenti in cui mette al centro del processo di design i bisogni degli utenti. Fa parte dell'user experience che analizza l'esperienza in generale. In quali corsi hai preso queste nozioni? Le conoscenze di user experience le ho apprese attraverso tutti i corsi della triennale, ma principalmente nei corsi di interazione nuova macchina. Qual è stato il suo progetto di tirocinio e come ha applicato le conoscenze apprese in questo determinato ambito? Come progetto di tirocinio ho collaborato con la Fondazione Bruno Kessler e un'azienda esterna in cui mi sono occupata di un progetto Presto, che è un progetto che riguarda i serious game, che sono dei videogiochi con intento didattico. E in questo progetto ho applicato alcune delle conoscenze apprese durante il corso di triennale, tra cui appunto l'user-centered design, in cui ho creato degli scenari che poi verranno utilizzati dai programmatori per creare scene di questo videogioco. Che cosa sono gli scenari? Gli scenari sono delle storie immaginarie che hanno lo scopo di prevedere come l'utente si comporterà all'interno di una scena specifica e questi scenari verranno poi utilizzati dai programmatori per poi implementare il videogioco. Quali altre metodologie apprese ha utilizzato nel corso di questo progetto? Le altre metodologie che ho dovuto applicare, l'analisi dei requisiti e valutazione finale. Analisi dei requisiti applicate nella fase iniziale per prevedere ciò che avrei fatto nel progetto e parte di valutazione nella parte finale in cui i programmatori avrebbero valutato ciò che ho creato durante il progetto.